Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono già tutto di questo nuovo video. Vi scusate se ho aperto il video con la schermata del menu. Tra parentesi, schermo superiore della schermata del menu della squadra Pokémon, perché la squadra Pokémon è inquadrata nello schermo inferiore. L'ultima, siamo ritornati su Pokémon versione A2. L'ultima volta, per chi l'avesse vista, la scorsa puntata abbiamo vinto in fretta e furia l'ottava ed ultima medaglia della palestra di Grecalopoli, ottenendo così il diritto a fare il nostro ingresso nella Lega Pokémon. Ma al momento non ci interessa la Lega Pokémon, abbiamo questioni più importanti da svolgere, ossia sgominare il Neutin Plasma una volta per tutte, vedere di mettere i piccioncini continuano a rincorrersi qua a fianco al centro Pokémon, impedirgli di congelare la regione di Unima con il loro cannone della loro aeronave che spa ghiaccio. Vi ricordo che ha congelato Boreduopoli con un ghiaccio inscalfibile, grazie al potere di un Pokémon misterioso che noi non sappiamo ancora chi è, ma chissà mai. Beh, in verità lo sappiamo già, perché questa cosa mi fa sempre ridere. A quanto pare, fino all'inizio di questa avventura, solo il protagonista di Pokémon Nero e Bianco sapeva dell'esistenza di Kyurem, tutti gli altri no. Nel frattempo, Fanta allenatore, vai! Lasciati scrivere i nostri nomi in una pagina del tuo diario di viaggio. Va bene, come ti chiami? Non mi ricordo mai nessuno, effettivamente avrei dovuto scrivermi i nomi della gente. Brillo! Va bene, Brillo, sfidato Brillo, alle ore, come sono? 10:29 di martedì 11 luglio, e qui c'è uno Starmie. E visto che l'ultima volta Rosa Spina se l'è cavata bene con uno Starmie, io direi di mandare in campo lei. Ah, piccola parentesi, in queste puntate incomincio la Rodo su livello 50. Ovviamente i livelli dei boss della Lega Pokémon sono nettamente più alti, tuttavia c'è un altro boss in mezzo per cui serve almeno il livello 50, dunque Rodo su livello 50 in questi episodi in cui faremo scontri su scontri. Vai così, Rosa Spina. Capite, se l'ho già detto che Rosa Spina aveva provato a imparare Tossina nel livellamento pre-cattura di Virizion, pre-Boreduopoli. E io le ho detto di no, perché la combo veleno-coda, veleno-shock non si cambia. Vabbè, lo sapete adesso. Drapion, la merda di Drapion, vai. Fossa di Lilli, altro che. Prepotenza, ok, immediatamente non appena lì dove devi arrivare a Baia. Scava sotto terra e sperando che questo Drapion non conosca terremoto, perché poi parla, ricordo, e fa danni se stai usando fossa, perché comunque sei sotto terra, così come tuono può far male a chi sta usando volo perché sei in cielo. Ok, ho appena scoperto che Notte Spazio è una mossa con priorità, vaffanculo. Sti brutti colpi. Peccato, se avessi vinto io mi avresti per sempre ricordato. No, ma mi ricorderò di te ancora, tranquillo. Vivere nei ricordi di qualcuno, forse è la prova stessa dell'esistenza. È il concetto, è il principio della filosofia, tra virgolette, di Axel in Kingdom Hearts. Io dico a tutti quanti come mi chiamo quando conosco qualcuno, così si ricordano di me, hanno un ricordo di me. E anche quando non ci sono più, ci sarà sempre comunque qualcuno che si ricorderà di me. Quindi è come se non fossi mai morto. E poi chi era, cazzo, il nome dell'altro? E Aisa al suo fianco? Sì, vabbè, tu sei fuori. Divenga immortale, bello! Gli faceva. Ciao, non so dove sono, per cui ti sfiderò. In cambio di indicazioni, penso. Cioè, tu sei perso nella foresta. Incontri uno sconosciuto. Non so chi cazzo tu sia. Beh, ti sfido, perché lei che ti è un allenatore e tu gli dici, va bene. Una vanilla, ed che carina! Vai, lancia fiamme! Mm-hmm.
livello 50. Vuole imparare zuccate il nostro carissimo. No, aspetta un attimo, non bloccare il giocato, voglio vedere che descrizione c'ha. Scusate, mi stavo andando sul... Allora, giocato è una mossa di tipo roccia, potenza 150, precisione 80. Chi la usa attacca con tutta la potenza di cui dispone, ma purtroppo subisce danni considerevoli. No, io ho una politica. Mai far usare mosse che danneggiano i Pokémon. Mai, a prescindere. Il prossimo è Buffalant. Vai, continua a lottare. Un rinoceronte, un buffalant. Che è debole le mosse di tipo lotta in quanto tipo normale. Vai, anche se Thomas è a livello 50 e quindi dovrei evitare di usarlo perché ha raggiunto il livello che serve per il prossimo boss. Sono lanciata e quindi... Mamma mia, vedi anche Thomas è lanciato. Ancora una volta sbello, scusate, è tremato tutto. Che mucca. Ah, che mucca. Quando ci si perde non si può di certo vincere. Non è vero. Se ti perdi puoi vincere il fatto che ti sei perso. Cioè puoi vincere il... Vabbè. Allora, metti il primo... Allora, adesso Thomas e Marino sono a livello 50. Quindi loro per il prossimo boss sono a posto. In tutto questo devo... Voglio mettermi un repellente innanzitutto. Perché non c'è dubbio che voglio fare dei incontri casuali. In mezzo a tutta sta maglia di erba alta, quindi dove sono i repellenti? C'ho tre repellenti, max, fantastico. Che ho trovato, se non sbaglio, il giro a cazzo di cane. Allora, tu sei Punamungus? Sono Amungus, vero? Comunque, Thomas e Marino sono a livello 50, quindi loro sono pronti per il prossimo boss. Adesso devo per provvedere a livellare gli altri, quindi vai lì. Anzi no. Ti cambio con Silvia, perché sto Mugus non lo voglio toccare, di certo, perché così come lo tocco fa spaggi spore e uno di voi o sto veleno si paralizza o va a far culo. Quindi qua scateniamo uno psichico che è super efficace, fantastico. No, non lo prendo, non lo catturo. Le catture di questa serie sono ufficialmente ridotte ai leggendari. No, c'era qualcosa sulla destra. Oh, Tegakion! Sei venuto a controllare dopo aver visto che Virizio non era più tornato, vero? L'aura di potenza che senti intorno a te proviene dal grande Tegakion. Chi è là? Ah, questa musica la conosco. Ciao! Ah, quanto tempo è passato. È dal PVD che non ti vedo, ma come stai? Tutto bene? A proposito, qui di Plasma, dicevo di conoscere un tal scienziato. Tu per caso ne sai qualcosa? Vabbè. Tegakion è uno dei tuoi Pokémon che hanno combattuto per proteggere i Pokémon da una guerra contro gli uomini. Deve aver fiutato il pericolo che il Plasma rappresenta e sicuramente sta cercando un allenatore degno di guidare la riscossa. È davvero interessante che si sia mostrato a te. Ma a parte questo, vuoi affrontare il Team Plasma? Sì? Ma certo, in questo caso per prima cosa devi essere abbastanza forte da saper difendere i tuoi Pokémon. Essere un allenatore non vuol dire soltanto farsi difendere dai Pokémon. Se l'allenatore possiede una grande forza e dà un'alta considerazione dei propri Pokémon, riesce a valorizzare al massimo il loro potenziale. Aspetta, ho qualcosa da darti, questo è per te. Cosa tiri fuori dalle tasche? Un acrocongegno! D'accordo, mio acrocongegno, capita la freddura. Questo è il prototipo di una macchina super tecnologica che serve a stimolare il potere nascosto dei Pokémon. Non ha alcun effetto sui Pokémon che lottano, ma sono sicuro che un utilizzo si troverà. Beh, auguro a te e ai tuoi Pokémon un buon viaggio. A proposito, hai presente la quarta costiera del percorso 21? Ebbene, lì ho visto qualcosa che mi ha ricordato il nostro incontro sul percorso 4. Tec, mi ha fatto l'occhiolino. Porca troia!
ai tipi incomprensibili sono allergica a quanto pare. Olè. Allora, cicca, it's cattura time. Dunque, solita strategia fatta con gli altri due solenni spadaccini. Marino è al primo posto, tanto dalle catture non si guadagnano exp, quindi posso permettermelo. Non over il livello nessuno. Che trombone che sono. Allora, Marino che va di flash per 4 volte. Così ci assicuriamo che il signor Terrakion qui non colpisca nessuno. E lui mi sa che non potrò paralizzare, perché come minimo se mi tocca Marino me lo one shot in un colpo. Quindi vai flash, a proposito, spada solenne. Aspetta, forse rimane paralizzato adesso, dimmi di sì. No, porca troia, no Marino, no, hai perso lo smalto. Stare in tutta quell'acqua nella palestra ti ha ridotto l'elettricità a bestia. Abbiamo consumato troppa elettricità in quella palestra, porca troia. Guarda, per due volte l'ha toccato, per due volte non l'ho paralizzato. Vai, flash 4 volte, qui altro che. No, porca puttana, neanche la gioia di vederlo all'ultimo paralizzato, porca troia. Va, allora Silvia scateno. Allora, scateno un psichico sperando che non lo one shotti. Oh, c'ho la mia della Madonna, spada solenne, eh. Occhio, non one shottare. Vaffanculo. Ho catturato tutti, non c'è dubbio che eviti la cattura di Terrakion, non c'è dubbio. Non c'è alcun dubbio che io eviti la cattura di Terrakion, quindi chiudi il gioco, riaccendi. Vai, sì, The Pokémon Company, skip. Oh. Allora, dicevamo. Ok, perfetto. Signore, sono ritornato, ho riavviato come fa Frisky in Undertale quando viene ammazzato. Allora, con sti flash, diamoci dentro. E soprattutto dacci dentro con lo statico, Marino, non so che ce la puoi fare. No, come l'ho detto. No, comunque Marino deve rimanere in vita per un po', cioè devo... Sì, devo sperare che lo paralizzi, perché catturare un Pokémon leggendario sulla vita rossa... Cioè, dopo che Divisio mi ha fatto buttare 100 Pokéball... Oh, no, 50 Ultra Ball soltanto. Cioè, devo... Vai, flash ancora, un hard flash almeno altre due volte qui, ecco qua. Comunque, spada solenne, nemesi, frana, vaffanculo, brutto colpo. Va bene, l'hai voluto tu. Allora, chi mando? Provo Lily che scatena nemesi. Non troppo forte, va bene che adesso fai il doppio dei danni. Perché è andato Marino, però ti prego, devi ridurmi la vita al rosso. Al rosso, non devi farlo fuori. Ok. Ok. Giustizia, si aumenta l'attacco. Ma in tutto questo, ragazzi, vi ricordo che io gli ho lanciato 3 flash, eh. Ah, quindi quando fai brutto colpo l'abilità si attiva, l'abilità giustizia si attiva. Oh mamma mia, perfetto. Vai. It's ultra ball time. Ne ho ben 80, ragazzi, 80.
Ovvio. Penso che abbia finito le Nemesi, ragazzi. Ce ne sono solamente 5. Dai, che in questa puntata, oltre che catturare Terrakion, vorrei anche vedere... Ma con quale tempismo la musica ha, tipo, arrivata al momento in cui si esaurisce e il Terrakion è uscito dalla Pokéball? Come per dire no, e invece no, niente cattura. Oh, ma quante ne aveva ancora? O comunque mi mancano con questa 76 Ultra Ball, questa è la quarta, quindi che gioco. Allora, Nemesi, Spada Solenne, Frana, l'ultima mossa sarà Altruismo, perché tutti i solenni spadaccini conoscono Altruismo, oltre Spada Solenne e Nemesi. Hanno tre mosse in comune i tre solenni spadaccini. Vai così Terrakion, vai così Terrakion, ti voglio bene, porca tre, ti voglio bene. Vai così, hai capito che non abbiamo tempo da perdere. Vai, Pokémon Caverna, tipo roccia rotta, alto 1,90 m, pesa 260 kg, ok, lui è quello che pesa più di tutti. Si racconta di lui nelle leggende, per salvare i Pokémon ha distrutto un castello col suo immenso potere. Lui, sei tu il responsabile della distruzione del castello sepolto, intanto niente soprannomi. Vorrei chiedere a Silvia, però Silvia c'ha la mente molto annebbiata dalle sabbie del deserto e del tempo. Cazzo, è poi soppesia, che non si ricorda un cazzo, quindi... È inutile chiederglielo, e comunque Terrakion se n'è andato al box. Detto questo, adesso finiamo, dobbiamo finire di esplorare il percorso. Finire di esplorare il poco di percorso, scusatemi. No, anzi no, sapete che c'è? Quella lealtura è lì che vedete, lo affrontiamo un'altra volta, tanto ritorneremo da queste parti, ve lo dico, cioè, tanto ci ritorneremo qua, perciò, sì. Sì, sta gente la affrontiamo un'altra volta, poi l'affronto adesso. No, l'affronto adesso, ci avevi pensato, ragazzi, tanto, questo è l'ultimo episodio della settimana. In ogni caso, nella prossima puntata andiamo a dare una caccia a quei bastardi del Team Plasma, ragazzi. Nel frattempo, in questo episodio vediamo di battere tutta la gente che si può affrontare in questo percorso, così quando ritorno qua non ho problemi, non mi faccio le pippe, possiamo andare dritto al sodo quando ritorniamo qua, perché ritorneremo qui per forza. Amungus, un Amungus, un Amungus. Lì, porca vacca, niente, non posso farti combattere. Immaginatevi sempre i Pokémon fuori dalla Pokéball. Vai, Silvia. Io ho messo il primo piano, sì, Lia, perché è a livello 46. Invece no, non posso. Non posso farla livellare. Devo farla livellare per via traversa, facendo andare gli altri a posto suo. Ma per un PS, sempre per un PS di merda questi funghi. Non cioè, sempre per un PS rimango sti fottuti funghi, eh. Oh, livello 47, visto, per vedere avversi se siete di livello Scippo vuoi imparare? No, non te lo insegno. Blocca Scippo e via, fatto. Allora, a te posso affrontare, a te ti posso affrontare, quindi vai. Buongiorno, viaggio per il mondo in cerca di del pericolo. Tu come allenatore sei un pericolo? Ora, se con pericolo di te ti riescono ad ammazzarti... No, sono una persona tranquillissima, Pallino. Pallino? Ma come fai a chiamare tuo figlio Pallino? Wow, questo lo puoi affrontare, Lia. Però un Bratigli, perché è un goccia ghiaccio, quindi... Ecco fatto. L'acerazione non sarà molto efficace. La squadra avversaria a volte dalla nebbia. Nebbia, ricordo che annulla tutti i potenziamenti, mi sembra, delle statistiche. E anche i depotenziamenti, quindi.
prossima da Manitan. La, una bestia di tipo lotta fuoco. Chi scateno, chi scateno? Dai Silvia, Silvia, perché avrei detto Lilli. Però vado di Silvia, così sarà a livello 48. Vai, psichico. No, solo tipo fuoco, ah ok. È comunque un one shot. Psichico, la mossa one shot di Silvia, che ricordiamoci è monotematica. Quindi non solo ho dato il cucchiaio tolto che aumenta i passi di tipo psico, ma lei comunque, sempre comunque, è un tipo psicodentro. Quindi vi ricordo che lei, quando abbiamo chiesto al tipo a Libecciopoli di che tipo sarebbe la sua introforza, ha detto psico, quindi niente cosmoforza nel frattempo. Blocca fuoco cosmoforza con la mossa di stato che non mi interessa. Che persona pericolosa, avrei dovuto abbandonare la sfida. Nessuno qui ti ha ancora fatto fuori, quindi puoi stare tranquillo. Perché c'è quel pericolo? Perché quando mi batte il cuore mi gusto la vita. Oh, tu sei una Pokéball vera, meno male. Un oggetto vero, un goccio rosso. Ciao. Gli occhi dei miei Pokémon dicono tutto. Dicono lottiamo per vincere. Fate la sfida di Lucchetta che manda in capo un Arcanine. Giochiamo al cane col gatto? Al cane e il gatto giochiamo? No, non ci giochiamo perché Liacome lo ha sentito abbaiare. Ha detto, senti, ma se ha arretrato verso di me. Ha detto, senti, ma perché non mandi Lilli con lo sguardo? Ovviamente me l'ha detto perché io non capisco i Pokémon quando parlano tra di loro. E quindi allora facciamo cane contro cane. Surf, vediamo se ce la fai. Ma tanto il surf di Lilli, porca puttana, è scarsissimo. Allora scateniamo fosse. E intanto ci risparmiamo tutti questi mossi con 20. Guarda, lo stava spammando ancora. Oh, lei è molto più forte. Fase, sì, sganocchio. Fossa perché Lilli ha al collo sabbia soffice, il sacchetto di sabbia soffice, quindi livello 49, ancora un livello e lei è pronta per il boss. Che ci stava fra un bel po', quindi Excadrill. Ma continua. Ti fotto col tuo stesso elemento. Ha ha, fossa. D'alza spada. Allora Lilli, se, se la one shot mi fai un gran piacere, perché questo mi sa che al prossimo colpo ti distrugge. No terremoto! No terremoto, Regila! Porca puttana, vaffanculo. E allora ci giochiamo il lanciafiamme di Thomas. Scottalo pure, per scottala, ti prego, scottala! La guasciottata direttamente grande, Thomas. Guai a chi osa mettersi contro i miei amici, fa. Negli occhi della tua scotta brilla una luce accecante. Sono le fiamme di Thomas quelle che vede, altro che. Guai a chi esaurisce le energie dei miei compagni, dice Thomas. Nel frattempo tenere Lia prima in squadra mi sta facendo guadagnare un sacco di dindi, perché non ho notato i numeri che ho vinto di soldi, però lei c'ha al collo in moneta muleto, quindi. Allora, qui avevo visto da queste parti. Ecco, questa bellissima Pokéball, perfetto. Bello spostarsi sulle trave, sempre bellissimo. Quella caverna là, non ci entri in quella caverna là. Però segnatevela perché, ripeto, qua torneremo, perché dovevo per forza passare di qua per andare alla Lega Pokémon, quindi passeremo anche dentro all'interno di quella bellissima caverna. Oh, una leva Pokémon, porca troia.
Mi tocca rifare il giro. Oh, ma là c'era... No, vabbè, quante travi... Questo è il percorso delle travi, altro che aspetta. Il percorso del... Terracchio nel percorso delle travi, lo chiamerò questo episodio. E vabbè, vabbè, che strada avete messo per arrivare di là? Cosa c'è di là? Il tesoro dei mille mondi. Per avere una strada così complicata. Ah, no, era il bottino dei mille mondi, tra l'altro, scusate, ho sbagliato. No, dai, tutto sto casino e poi... No, no, tutto sto casino e poi non c'è niente! Ma dai, ma che presa per i fondelli è? No, aspetta! Qua c'è un altro nascosto, l'ho visto adesso! Ma guarda, qui c'è un passaggio! Vedi che alla fine c'è qualcosa? Permesso, salve, chi c'è qui? Un fertilizio! Non saprò mai cos'è! Però grazie! Oh, un passaggio segreto da togliermi dalla lista. Da togliere dalla lista. Ah, da togliere dalla lista, ho sputato. Da togliere dalla lista dei passaggi da vedere. Caramella rara. Quelle che non voglio usare perché io alleno i miei Pokémon, onestamente. Salve, lei è l'ultima persona che devo... No, c'era la leva Pokémon prima. Taci e lotta, vabbè. Stia calmo. Spiegavo che settimana prossima, per voi settimana prossima, per me fa poco, devo andare a caccia di gente brutta, non mi faccio arrabbiare. Mica sembra una cassettrice di uomini quando parlo così. Vai, ombratighi, vai, gatto delle tenebre, fai il gatto delle tenebre. Ecco, ok, hai fatto il gatto delle tenebre abbastanza, sei stata bravissima. Non hai fatto un cazzo, però ce la posso fare. Notte sversa, gatto delle tenebre, gatto del buio che... fortissimo quella notte, che agisce solo di notte, minchia, Catwoman, anzi Cat, perché Cat basta. Aia, lascio è Steelix si cambia, Steelix si cambia e si va su Lillip. Perché è un tipo acciaio, quindi posso sfotterlo ancora una volta con forza. Sempre che lui non mi sfotta prima con un terremoto potenziato da una danza spada che aumenta l'attacco due volte. Due volte, letteralmente, perché quando c'è scritto aumenta l'attacco di molto vuol dire che aumenta per due volte. È come se avessi usato una mossa che potenzia l'attacco e basta. Due volte. Bastardo! Mi fotte lui, mi prende lui, vaffanculo. Infame. Riproviamoci. Ok, col d'acciaio. Però non ti ho fatto un cazzo, sono triste. Sgranocchio. E non gli faccio un cazzo. Beh, appunto a diminuire la difesa. Magari con un altro fosso poi. Stai contento a cambiare anche tu, sgranocchio? No, ma perché a te deve diminuire subito la difesa? Almeno vai, surf. Oh, che fastidio quando gli altri le cose riescono, a me no. Che fastidio. Agli altri sempre tutto. A me non hai mai niente, puntini. Non hai niente da dire, Montanaro, di poche parole. Tutti i Montanari qui non stanno bene. Certo che sei proprio forte, infine. Oh, la risposta accettabile. Veleno aculeo. Quello che cercava il tizio del tunnel marino. Ma perché chiedeva se c'è veleno aculeo? Allora, qui c'è una leva Pokémon. Vaffanculo. Oh, devo rifare il giro tutte le volte. Allora. Devo fare scorta di repelletti comunque dopo, eh. Ah, qui ritorno all'inizio del percorso, perfetto. Guarda, un percorso a cerchio. Così una volta puoi ritornare indietro, come i livelli di Spyro. Ora farò quello che solo io riesco a fare. Allenarmi un po' i Pokémon con un paio di Pokémon ogni volta che passo di qua.
Mamma mia, Alberico, tuoi Pokémon qua, arriva Pokémon, quanto cazzo sei prevedibile. Camera! Che meme, gli alleva Pokémon che ti affronta ogni singola volta che passi per di qua. Per dal, insomma, dove ci sono loro. E hanno sempre due fottuti Pokémon. Sempre due, sempre due. Che meme, è divenuto un meme della serie. Gli alleva Pokémon che ogni volta che ti beccano ti allenano con due Pokémon in croce. Grande allenamento, almeno quelli due Pokémon che c'hanno danno un botto di exp per questo capo, perché questo Camerupt adesso ci darà un sacco di exp, vero? E soprattutto di Indio, anche ci penso, perché se per l'appunto sono alleatori che ti affrontano ogni volta che passi, sono una fonte di dindi gratuita. Come non detto! No, un ground nullo questo è stato, vaffanculo! Nessuno ha vinto niente, vai Rosa Spina, credo un po' che non la tiro fuori. Dai Rosa Spina, scendi tu in campo. Grampig! Che culo, gullo duro, vai, gullo duro! Ormai Rosa Spina esce quando non so chi mandare. Credo di aver capito ciò che posso fare e ciò che non posso fare. Imparerò cose nuove e poi ti sfiderò ancora. Bene signori, direi che il video di oggi su Pokémon versione Nea si possa concludere qui. Adesso vado a fare scorta di repellenti al centro Pokémon. Intanto, se questo... chi è questo? Ah, sei qui per sfidare la palestra? Hai trovato Jeep? Allora è proprio lo spirito libero, vero? Ok. Nel frattempo, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace. La prossima volta, che per voi sarà la settimana prossima, per me è immediatamente adesso, andremo a cercare il covo del Team Plasma nei pressi del percorso 21. Praticamente ce lo ha detto a Cromio, che stavo da quelle parti. Qui prendiamoci una 20, 18 iperpozioni buone. Facciamo darci una scorta, perfetto. Vai a rimanere senza. Non che non ne avessi, però va bene. Una decina di repellenti. Allora, settimana prossima quindi. Incominciamo la settimana andando a cercare quei bastardi del Team Plasma. E di conseguenza ho completato tutta la parentesi. Già ve lo dico che lì guarda, perché intendo chiudere la giornata di registrazione di oggi con la chiusura della parentesi con Team Plasma, che nel primo gioco era la chiusura della modalità storia, qui invece è la chiusura di una parentesi come tutte le altre parentesi che fanno i team malvagi in Pokémon sostanzialmente. E un po' mi dispiace. Comunque qui volevo prendere, qui revitalizzante ne ho, sì, ne ho Bizzeffe, prendo due giusto per arrivare al numero 8 di 40. Insomma, voglio finire che mi rimane da fare la via vittoria entro oggi, in pratica. Antidoto, volevo vedere le cure, ecco, le cure, come sono messa a cure? Beh, devo prendere un po' di cure qua, non sia mai che all'ultimo qualcuno mi avvelena, mi paralizza e non ci abbia le cure. Devo pulire lo schermo dai miei sputazzi, ecco fatto. Sveglia, possiamo evitare la sveglia. Antiscottatura, assolutamente prendilo. Non c'ho antiscottature. Vergogna, Giada, vergogna. 15 a me lo prendi, perfetto. Se questo video vi è piaciuto, nel frattempo che aspetterete il prossimo episodio, mi raccomando, lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. In descrizione trovate il link alla playlist completa su questo gioco, cosa mai vi foste persi qualche puntata, il link al mio profilo Instagram. Per concludere vi ricordo che ogni tanto posto qualcosa pure nella sezione community qua sul canale YouTube. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima! Thank you.